Buonasera a tutti, siamo qui a Marina di Carrara in piazza Marinai d'Italia. Saranno con noi i candidati alle europee per la circoscrizione centro: Cristiano Ripoli, Danilo Savary, Matteo Dalla Negra e Marco Di Gennaro. Ha tirato il bidone Silvia Fossi. Chiami la Laura. Grazie. Daria. Bella. Col bandierone. Ieri sera a Pisa una passottina col medaglione rosso con il suo testo da ridere. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Oggi presentiamo i nostri candidati per le elezioni europee. Sono qui presenti Cristiano Ripoli, Danilo Savary, Marco Di Gennaro e sta per arrivare Matteo Dalla Negra. Non pervenuta Silvia Fossi. Sono graditi ospiti qui, i nostri portavoce in Senato, Laura Bottici e Sara Paglini. I nostri battaglieri consiglieri al Consiglio Comunale di Carrara, Francesco De Pasquale, Federico Bonni e Matteo Martinelli. Lascio subito una breve introduzione alle nostre due senatrici, Laura Bottici prima. Grazie, salve a tutti. Allora, è un po' imbarazzante, cioè, parlare qua che la mia città, siamo partiti da qua, cioè nel senso che è nato qua il Movimento 5 Stelle di Carrara, grazie ad alcuni pionieri che si sono per la prima volta aperti una meetup. Abbiamo fatto le amministrative nel 2012, abbiamo messo dentro tre consiglieri che battagliano ogni giorno contro l'amministrazione per cercare di risolvere le problematiche che abbiamo a Carrara, partendo sia dalle cave che dal porto. Noi, io e Sara, siamo stati poi mandate in qualche modo a Roma e continuiamo nella battaglia del Movimento 5 Stelle per cercare di tutelare quei diritti che, nonostante la nostra carta costituzionale ci garantisca, ogni giorno vengono, cioè, cercano di portarci via. Noi ultimamente, Sara è stata artefice in Senato di una grandissima battaglia. Io porto ancora la maglietta Schiavi Mai, perché per la prima volta ho deciso in qualità di questore di partecipare alla battaglia in aula. Non l'avevo mai fatto, ma la battaglia per il lavoro era fondamentale. Io guardavo chi stava sotto di noi e vedevo le lotte del cantiere a Puanea, i ricordi di mio padre che mi raccontava dell'occupazione della fabbrica, e quindi non potevo non farla. Rischierò anch'io delle sanzioni come questore, ma era giusto non abbandonare i miei compagni di lotta, e passo la parola a Sara per farvi raccontare le emozioni che abbiamo provato quando ci siamo stretti assieme e tutti i giorni continuiamo a stringere i denti perché sì che loro fanno delle leggi, lacrime e sangue, e noi continuiamo dentro a sputare lacrime e sangue, ma non molleremo di un passo. Noi da lì non usciamo finché non se ne andranno via tutti loro. Quindi grazie Sara ancora per averci coinvolto in questa protesta. Anche per me, ciao a tutti, sono Sara, anche per me è molto emozionante parlare in questa veste qui a Carrara, insomma, fino a due giorni fa e tornerò da quella parte, perché io sono sempre stata lì in mezzo a voi, in mezzo ai banchetti, a fare
quello che ho sempre pensato dall'inizio della mia esistenza, cioè darmi da fare per gli altri e per i diritti che ci stanno continuamente calpestando tutti i giorni. Io come Laura siamo diventate ormai delle schiacciasassi. In un anno e due mesi ci siamo fatti un pelo sullo stomaco alto così, abbiamo imparato tantissime cose che mai avrei pensato e ci stiamo veramente mettendo l'anima, il cuore, il sangue, perché di fronte abbiamo veramente il peggio del peggio che l'Italia può immaginare. In questo decreto legge del lavoro che noi stiamo in questo momento ancora diciamo discutendo, perché è passato alla Camera, poi è passato al Senato, hanno messo la sesta fiducia, cioè il governo Renzi, per sei volte, qui da due giorni per sei volte ha pensato bene di mettere la fiducia perché hanno paura perché non hanno i numeri, hanno paura perché vogliono fare presto, hanno paura perché questo decreto legge sarà il decreto legge che sancirà la fine del diritto del lavoro per come conosciamo il lavoro. Io sono in commissione lavoro, devo dirvi che in un anno e mezzo ho dovuto imparare tante cose tutte molto velocemente e molto in fretta. Che cosa ci hanno fatto? Hanno fatto una cosa disastrosa, cioè in questo momento noi stiamo subendo la politica del governo Renzi che ci vuole praticamente tutti precari, perché questo è il loro progetto, cioè praticamente quelle che sono le nostre regole che conosciamo tutti, cioè un lavoro a tempo indeterminato che dovrebbe essere il faro trainante del lavoro non solo in Italia ma in tutta Europa, è letteralmente calpestato da questo disegno legge 34 del ministro Poletti alias Renzi. Renzi che se ne guarda bene di cercare di spiegare agli italiani che cos'è il Job Act, perché il Job Act è le persone, se ora vi fermo uno a uno, voi mi dite che cos'è il Job Act, dite sono 80 euro che Renzi ci darà. Signori, niente di più falso, perché le 80 euro che Renzi dice che vi darà intanto non ci sono, ci saranno forse per i primi mesi e poi soltanto per una piccolissima fascia di lavoratori che sono quelli che prendono un reddito fino a 24.000 euro all'anno, cioè quelli che prendono uno stipendio, diciamo che va intorno ai 1.000, 1.200 euro, 1.300 euro, allora sappiate bene che lui questa cosa l'ha fatta perché è soltanto marketing elettorale, hanno guardato qual è la fascia dei cittadini che vota e da lì hanno cominciato a lavorare, hanno detto chi è che ci dà il voto? Ci dà il voto quella fascia di cittadini, facciamo un po' di promesse a loro perché altrimenti i voti non avrebbero neanche presi quei tre che prenderanno. Allora, noi al Senato ci siamo ritrovati in commissione, io insieme agli altri due colleghi, perché in commissione al lavoro siamo in tre, io la mitica e gigantesca Nunzia Catalfo e il grandissimo Sergio Puglia, che sono dei leoni, abbiamo tenuto praticamente scacco alla commissione lavoro per due giorni a fila, abbiamo presentato più di 200 emendamenti, adesso mi sono portata lì il librone che è alto così, abbiamo cercato di spiegare a loro uno a uno che cosa potevano fare questi emendamenti per gli italiani, cominciando dal primo emendamento che era quello che cancellava il decreto 34, ebbene non ce l'hanno passato uno, ne hanno passati due in croce per dire proprio va, facciamo finta che ci sono anche loro del Movimento 5 Stelle. Nell'articolo 1 di questo decreto succede questo, che da oggi, dal 19 maggio, se questo decreto passerà alla Camera, diventerà legge, quello Job Act, non solo gli 80 euro, se al 19 maggio questa cosa diventerà legge, noi saremo praticamente tutti ricattati e precari, perché avremo la possibilità di essere presi a lavorare da un datore di lavoro con la possibilità di essere prorogati 5 volte e rinnovati infinite volte. Questo vorrà dire che nessuna persona potrà fare più un progetto di vita vero, reale, perché non ci sarà più la sicurezza del futuro, perché chi è che ti potrà dare più un prestito? Chi è che potrà dire mi sposo perché ho bisogno di prendere una casa in affitto? Ma se tu lavori e non hai la certezza di lavorare dopo sei mesi, non hai la certezza di lavorare dopo due anni, come fai a progettare un futuro? Ma non solo, nel nome della flessibilità, questo governo dice che dobbiamo essere flessibili, sì è vero, peccato che l'Europa sta dicendo il contrario. L'altro giorno eravamo un mese fa in commissione alla Camera e c'era il presidente europeo della commissione lavoro e della commissione affari sociali, si chiama Ferdinand Beres. Alla nostra domanda, la flessibilità in questo momento aiuta? La risposta è stata, dobbiamo fare politiche che contrastino la flessibilità. Dobbiamo contrastare la flessibilità. E queste sono le parole che arrivano dall'Europa. Scusate, problemi di allergia. Allora, abbiamo denunciato, noi del Movimento 5 Stelle, in Europa, perché questa legge, se sarà legge, va contro la direttiva europea 70 del 1999, che dice che il lavoro va gestito cercando di
attuare, cercando di invogliare, cercando di spingere quelle che sono le politiche che rendono il lavoro un lavoro stabile. Allora questi signori stanno facendo una legge che verrà probabilmente multata per l'ennesima volta. Pagheremo una multa di 9 milioni di euro che pagheremo sempre noi, noi, non loro, noi ripagheremo una multa. E non solo noi li abbiamo denunciati, li hanno denunciati anche altri gruppi. Questo per dirvi con chi abbiamo a che fare. La tua grande passione per il suo lavoro insegnante. Allora passerei la parola ad Alfonso Bonafede della Camera dei Deputati. Buonasera a tutti, grazie. Sara è arrabbiatissima come tutti noi. E da qua, intanto, se per favore potete avvicinarvi un po', questa distanza abissale. Già siamo distanti dai cittadini tutta la settimana, stiamo in un postaccio in cui se stai lì tutta la settimana e poi nel fine settimana non incontri i cittadini, va a finire che o diventi pazzo o diventi come loro, come quelli dei partiti. Quindi questa, quando noi andiamo nelle agorà, incontriamo i cittadini, è il momento in cui ringraziamo i cittadini di questa valvola di sfogo e giustamente siamo un po' arrabbiati perché ne vediamo tante. Noi siamo parlamentari, stiamo andando in giro e qualcuno ci chiede come mai vanno in giro anche i parlamentari, non solo i candidati alle europee. Per il semplice fatto che il Movimento 5 Stelle ha iniziato una rivoluzione e tutti i principi che stiamo scardinando di come era la politica e di come invece può essere, c'è un principio importante, e cioè quello per cui tu quando chiedi un voto ai cittadini presenti anche il conto di come ti sei comportato. Cioè noi adesso, a distanza di un anno da quando siamo entrati in Parlamento, possiamo dire che in Italia esiste una forza politica che se dice una cosa prima di entrare nelle istituzioni poi la fa, e c'è gente che dà per scontato alcune cose che fa il Movimento 5 Stelle e qualcuno dice: che avete fatto da quando siete in Parlamento? E la mia risposta è un'altra domanda: voi che avete fatto da quando siete in Parlamento con la supermenata del discorso che se sei al governo puoi fare qualcosa? Cosa ha fatto il governo se non ridurre ancora più in ginocchio questo paese? Noi cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo detto ai cittadini che se dici una cosa poi la puoi anche mantenere. Abbiamo rinunciato a 40 milioni di euro e i partiti quando ne parlano dicono: ah vabbè, ma questo cosa? Ma dov'era il partito in Italia negli ultimi 50 anni che rinunciava a 50 milioni di euro? Ci tagliamo lo stipendio, per noi è normale, perché se sei un cittadino onesto e se sei abituato a costruirti una tua credibilità, è normale che poi mantieni quello che fai, ma per i partiti non è normale. Guardate, guadagniamo bene, non facciamo il buon samaritano che arriva lì, non facciamo questo, guadagniamo bene, guadagniamo 3.000 euro al mese, è uno stipendio dignitoso, dignitosissimo, un ottimo stipendio per la funzione importante che facciamo, poi rendicontiamo e abbiamo anche il rimborso spese. Ma dall'altra parte, quando tu gli chiedi a Renzi, all'innovatore Renzi, lo dico nella terra toscana, nella terra rossa, l'innovatore Renzi che dice che doveva cambiare tutto, e gli chiedi perché non tagli i parlamentari, perché stai togliendo solo il diritto di voto, perché quando dice che ha abolito le province, non ha abolito le province, e lui infatti non risponde sì, ho abolito le province, ti fa un'altra domanda e ti chiede: no, ma perché andrete a votare per le province? Perché è vero, non andremo a votare per le province, ma non era questo il problema delle province. Il problema era un carrozzone inutile che continua a rimanere, ma lui ha tolto il voto, dice che abolisce il Senato e non ha abolito un bel niente, vuole abolire, e non ci riuscirà, le elezioni per il Senato. Ma non è questo il problema del Senato, non è questo il problema del funzionamento del Parlamento, il problema è un altro. Il problema, allora, se vuoi dimezzare, tu dimezzi i parlamentari, dimezzi gli stipendi dei parlamentari e hai creato un risparmio nei costi, ma hai reso ancora efficiente il Parlamento. Il Parlamento non è, guardate, la cosa che mi viene più da dire, la risposta immediata quando mi dicono: ma in Parlamento i partiti sono tutti così cattivi? No, sono tutti disonesti, il sistema sì.
all'interno dei partiti si trovano anche le persone oneste, ma non contano, fanno parte di un sistema totalmente marcio. Il problema è che è un sistema non solo marcio, ma anche alienato. Cioè, quando tu sei su una poltrona e guadagni 15.000 euro al mese senza fare niente dalla mattina alla sera e nessuno ti chiede di fare niente, anzi, meno fai meglio è, perché fai dirigere tutto ai vertici del partito, è normale che dopo un po' tu non sappia più cos'è la realtà. Come fai a fare una legge che deve migliorare la realtà se non hai più il contatto con la realtà? E guardate, questa gente non gliene può fregare di meno, perché dopo un anno, la legislatura è iniziata da appena poco più di un anno, e adesso Nardella lascia il posto in Parlamento. Lui era prima consigliere comunale, poi era vice sindaco, dopo 4 anni lascia il posto al comune a Firenze e va a fare in Parlamento il deputato, perché Renzi aveva bisogno dell'avanguardia all'interno del Parlamento. Dopo un anno che è in Parlamento, lascia il Parlamento e ora va a fare il candidato sindaco a Firenze. Cioè, questa gente ha scambiato le istituzioni per le poltrone del salotto della propria casa. Ed è incredibile, perché Nardella vuole anche che qualcuno dica bravo, perché te ne sei andato, però ti sei dimesso. E allora perché non iniziano una battaglia seria in quel partito? Che trovate la Bonafè, l'Alessandra Moretti, la Pina Picerno, candidate alle europee, mentre sono da appena un anno. Ma chi di noi in un settore, un architetto che inizia la realizzazione di un progetto di un palazzo, chi dopo appena l'inizio del progetto può alzare i tacchi e andarsene? Nessuno promette un progetto e poi se ne va, perché non è serio, perché è necessario nella vita quotidiana costruirsi una credibilità. Questa gente, chi è in Parlamento, non gli interessa assolutamente nulla di rendere conto ai cittadini, perché con la vecchia legge elettorale, il Porcellum, che tutti hanno definito una porcata, e con la nuova legge elettorale, che è il super Porcellum di Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, i politici non devono più rendere conto ai cittadini, devono rendere conto ai partiti, alle segreterie di partito. E questo è il problema. E cosa abbiamo visto in un anno? Io vi dico cosa ho visto negli ultimi 2 mesi. Sono nella Commissione Giustizia, sono vicepresidente della Commissione Giustizia. Ora, io negli ultimi 20 anni ho visto questa terra indignarsi perché la giustizia era nelle mani di Silvio Berlusconi. Ci siamo indignati tutti per questo, abbiamo pensato no alle leggi ad personam, e facevano finta di litigare, ovviamente. Ora io mi chiedo, come può questa terra non indignarsi di fronte al fatto che un presidente del Consiglio del Partito Democratico abbia consegnato le chiavi della giustizia italiana a Silvio Berlusconi? Ma come può non indignarsi di fronte al fatto che il presidente del Consiglio di centrosinistra, che ormai non vuol dire più niente, se Renzi è di centrosinistra dobbiamo essere d'accordo tutti sul fatto che essere centrosinistra non vuol dire più niente, ma come può non indignarsi di fronte a un presidente del Consiglio che va a fare le riforme con Silvio Berlusconi, condannato in via definitiva per frode fiscale, servizi sociali, socialmente pericoloso? E questa è la gente che deve mettere mano alla nostra Costituzione. E vi dico, è un'opinione la mia? No, io non voglio dare un'opinione, non voglio trasmettere un'opinione, perché l'opinione ce la sappiamo fare tutti, però vi do qualche dato che purtroppo non emerge da un'informazione completamente distorta e schierata a favore di un venditore di pentole ambulante. Il Ministero della Giustizia, da chi è formato il Ministero della Giustizia? Il Ministro della Giustizia è il Ministro Orlando. Ora, a parte che negli ultimi 2 mesi qualcuno ha sentito parlare di giustizia in Italia, se ne è parlato più di giustizia? Nessuno. Non se ne parla più, dove essere la priorità, la riforma della giustizia, e non se ne parla più. Ora, è evidente che la giustizia deve essere prioritaria. Perché? Per 2 motivi. Perché la giustizia, il livello di qualità di giustizia, misura il livello di qualità della civiltà di un paese. Perché qui possiamo tutti pensare di avere diritti.
siamo tutti, tutti pensiamo che abbiamo diritti, una democrazia moderna, ma se poi quando andiamo in un tribunale ci mettiamo 5 o 10 anni per tutelare i nostri diritti, è evidente che quei diritti ce l'abbiamo solo in teoria, non ce l'abbiamo in pratica. Se qualcuno commette un reato contro di voi va in carcere, e con questa gente che sta facendo indulti mascherati a nastro, in continuazione si parla solo di fare indulti, poi il delinquente dopo 5 giorni esce fuori. E quando si parla di giustizia si parla anche di economia, perché chiunque ha un'impresa qui, chiunque deve recuperare un credito, sa benissimo che per recuperare quel credito deve aspettare anche lì 5-10 anni, che poi alla fine non si ricorda nemmeno più perché cosa deve recuperare il credito, o comunque il debitore o è scappato oppure era una società che non esiste più. E allora è ovvio che nessuno viene a investire in Italia. Come fai a investire in Italia se non hai un sistema di giustizia di buona qualità? Allora vediamo Matteo Renzi cosa ha fatto per la giustizia. Il Ministero della Giustizia di Matteo Renzi. Il ministro Orlando era ministro dell'Ambiente fino a un giorno prima di diventare ministro della giustizia. Ora, uno che è ministro dell'ambiente cosa ne può capire della giustizia? Come fa a mettere mani alla giustizia uno che non sa nemmeno come è fatta un'aula di tribunale? E al secondo posto, quindi è evidente che è un personaggio debole messo lì, al secondo posto cominciamo a vedere le persone che contano veramente nel Ministero della Giustizia. Al secondo posto c'è il deputato Costa. Ora, il deputato Costa ha nel curriculum il fatto di essere stato relatore del Lodo Alfano. Cioè Matteo Renzi ha messo il relatore del Lodo Alfano come vice ministro della giustizia. E non è una cosa, guardate, qualcuno dice, ma è una cosa che riguarda tanti anni fa, ormai magari si sarà pentito. No, all'inizio di questa legislatura Costa è stato nominato da Silvio Berlusconi capogruppo del PDL in giustizia. Quindi è una persona su cui Silvio Berlusconi ha piena fiducia in giustizia. Al terzo posto, qui arriviamo veramente al colmo, qualcosa che in un altro paese, in un'altra regione di centro-sinistra avrebbe fatto vomitare le persone. Al terzo posto abbiamo il sottosegretario Ferri, che qui qualcuno conosce perché è di queste parti, di Aulla. Il sottosegretario Ferri, io non entro nel merito ovviamente delle persone, ma la politica è fatta di trasparenza e anche di schieramenti politici. Allora, il sottosegretario Ferri è stato nominato da Silvio Berlusconi sottosegretario nel governo Letta, nominato da Silvio Berlusconi. Quando Berlusconi è passato alla finta opposizione, Letta è andato da Ferri e ha detto dimettiti, perché ora Berlusconi non è più in maggioranza, lascia il governo. Lui ha detto no, io sono un tecnico, e ciascuno nella sua vita può concepirsi come vuole. Però, e magari lo sarà, io voglio dire, magari lo sarà, ma il punto non è questo. Come fa Matteo Renzi, il lapsus freudiano, come fa Matteo Renzi quando diventa presidente del Consiglio? Ci sono due sottosegretari, uno del PD e uno Ferri nominato da Berlusconi, e manda via quello del PD e lascia Ferri nominato da Silvio Berlusconi come sottosegretario alla giustizia. Allora questo è evidente, non c'è nessun accordo sulle riforme. L'accordo è cercare di fare un inciucio che porti fuori il Movimento 5 Stelle. Non ce la fanno, non ce la faranno, e infatti ora comincia a traballare il tavolo delle trattative. E soprattutto il vero accordo è sulla giustizia. È un altro dato che vi do: il DEF, il documento di economia e finanza, è arrivato in commissione giustizia. C'era scritto che il governo Renzi entro il giugno 2014 si sarebbe impegnato a risolvere definitivamente il problema della prescrizione, e per un attimo pensi di esserti sbagliato. Perché se Renzi affronta il problema della prescrizione definitivamente entro il giugno 2014, dice allora forse mi sono sbagliato. Per una settimana rimane il DEF in commissione giustizia, ce lo studiamo, valutiamo le controproposte. Il 13 aprile 2014 Silvio Berlusconi va a trovare Matteo Renzi
il 14 aprile mattina arriva in commissione giustizia una rettifica, ma è una coincidenza ovviamente, in cui la frase in cui c'era l'impegno sulla prescrizione viene completamente cancellata. Questo è lo schifo in cui siamo, a cui siamo ridotti ad assistere in Parlamento. E ieri mi ritrovo, guardate, vedete, siamo arrabbiati, siamo arrabbiati. Ma lo stiamo piano piano, anche le persone più esposte stanno capendo di cosa stiamo parlando. Avete visto quello che ha detto Pelù al concerto del primo maggio? È la misera risposta di Renzi, perché quello gli ha detto: sei un boy scout di Licio Gelli, e lui ha detto: no, ma io quando c'era Licio Gelli non c'ero. Che è una risposta demenziale, perché è evidente che il collegamento era con la riforma che sta facendo, che è esattamente coerente con il disegno di Licio Gelli. Però ovviamente non c'è un giornalista mai che fa la seconda domanda di approfondimento. Ma io ne ho avuto una constatazione poche settimane fa. Ero in treno, io faccio il pendolare ogni giorno da Firenze a Roma, e quando sono andato a Roma mi ritrovo Leonardo Pieraccioni proprio seduto di fronte a me. Tutto il tempo non ci scambiamo una parola. Lui però probabilmente capisce che sono un parlamentare, perché magari parlavo al telefono, non lo so. Arriviamo alla stazione di Roma e lui mi chiede timidamente, dice: ma di quale forza politica? Dico: del Movimento 5 Stelle. E iniziamo a chiacchierare, scegliamo, facciamo il tragitto fino ai taxi insieme. Alla fine Pieraccioni mi dice: però mi dispiace che non abbiamo iniziato a parlare prima, perché il discorso era interessante. Ho detto: sai, io non ti volevo rompere le scatole, capisco che sei. E lui mi dice: no, io avevo paura a parlarti perché pensavo che fossi del PD. Credetemi, guardate, per correttezza nei suoi confronti ho chiesto se, gli ho detto: guarda, questa la vorrei twittare. E lui mi ha detto: twitta tranquillo. Infatti l'ho twittata, decine di migliaia di visualizzazioni. Però quello che noi oggi ci dobbiamo impegnare a dire ai tanti cittadini che non sanno per colpe loro, forse anche, non so, non voglio dare la colpa a nessuno, però informiamo i cittadini sul fatto che queste prossime elezioni europee sono elezioni fondamentali per il futuro dell'Italia. È inutile parlare di trovare fondi per le istruzioni, per gli ospedali, eccetera, e riempire le televisioni e i giornali di demagogia, se prima non capiamo qual è il ruolo dell'Italia in Europa. Perché parliamo di trovare 100 milioni di euro, 200 milioni di euro, e poi il Fiscal Compact ci costringe a darne 50 miliardi di euro all'anno. Dice: no, ma forse miglioriamo e quindi sarà un po' di meno. Noi qua siamo in cerca degli 80 euro di Renzi e parliamo veramente del Fiscal Compact. Allora, il Movimento 5 Stelle, quando va in Italia, quando va in Europa, lancia un segnale ben preciso che non è più equivocabile, e dall'Europa il segnale lo percepiscono. Non è un segnale di no all'euro. No all'euro, così a prescindere, non vuol dire niente. Vuol dire andare lì e dire: noi così non ci possiamo stare più, è inutile far finta che andiamo tutti nella stessa direzione e tutti alla stessa velocità. L'Italia in queste condizioni, così come sono i trattati adesso, verrà strangolata al 100%, non c'è una possibilità di futuro. Allora rinegoziamo, vogliamo che sia un'Europa, una comunità europea per i cittadini e non per le banche, bene, allora ci possiamo stare. Guardate, questo è il segnale fondamentale, è il secondo segnale importante, il secondo effetto importante. Quando vinciamo noi, perché non è più se, vinciamo noi, guardate, Renzi è disperato, in 24 ore è andato in 3 trasmissioni televisive, non ce la fa più, ormai ci ha scritto che dà gli 80 euro anche sulle magliette tra poco, ed è evidente che la gente se ne frega. Solo una persona incapace politicamente come Pina Picerno può offendere i cittadini a tal punto da dire: io con 80 euro ci faccio la spesa per 2 settimane. Si dovrebbe solo vergognare, lei che prende 15.000 euro al mese e ora se ne sta andando in Europa e se li tiene. Non è un discorso di rispetto degli 80 euro, rispetto anche un euro che possono risparmiare i cittadini, questo sia chiaro. Il problema è che nell'operazione trasparente
differenza, mi devi dire qual è il complesso dei risparmi che hanno i cittadini, perché se mi aumenti la TASI e mi togli il coniuge, la possibilità di detrazione del coniuge, è chiaro che non stai facendo niente. E se ci sono intere classi sociali, l'altro giorno ho ricevuto un messaggio su Facebook, una ragazza mi ha scritto: ciao, sono Anna, mio padre è disoccupato, mia madre ha una pensione di 400 euro al mese, mia sorella ha perso il lavoro una settimana fa, pensa un po', il governo aiuta me e il mio compagno che prendiamo 3.000 euro al mese in due. Questa è la diseguaglianza sociale, e questa cittadina, perché ci sono cittadini stupendi, anzi i cittadini italiani sono meravigliosi, e cioè, questa cittadina mi ha detto: posso ridare indietro gli 80 euro a favore di chi ne ha veramente bisogno? Questo è il popolo che vogliamo, il popolo che possa tornare a scegliere, perché vi dicevo, il secondo effetto, quando vinciamo noi, Napolitano dovrà sciogliere le camere, perché non possiamo più tollerare che in una democrazia con una storia come la nostra ci possa essere un governo non eletto da nessuno, che di fronte al voto dei cittadini che voteranno per il Movimento 5 Stelle come prima forza politica, ancora continua a essere attaccato alle poltrone. E davvero, finalmente è venuto il momento, abbiamo dimostrato che è venuto il momento, li manderemo tutti a casa, e guardate, le manderemo tutti a casa davvero. Un'ultima cosa che dico sempre, scusate, io chiedo scusa, sono perenni le mie scuse ai ragazzi che giustamente facciamo questo viaggio insieme, però vi devo dire che ecco, mi sento veramente un fiume in piena. C'è un obiettivo che dobbiamo avere, l'obiettivo è per le nuove generazioni, non stiamo più parlando di quello che è stato, dobbiamo parlare di quello che sarà. Io, il mio obiettivo, quello che condivido con tutti i cittadini quando mi alzo la mattina per quello che sto facendo, penso a mio figlio che ha 3 anni e mezzo, tra l'altro mezzo sangue carrarino perché la mia compagna è di Carrara, pensate un po'. Da una parte carrarino, dall'altra grillino, esce fuori un mini vulcano. Allora, quando penso a lui, e ce n'è un altro in arrivo, io ho avuto la possibilità di scegliere, sono siciliano di Mazara del Vallo, a 18 anni ho avuto la possibilità di dire ai miei genitori: voglio andare a studiare fuori, e poi sono rimasto qui in questa splendida terra in Toscana. Quello che io auguro alle nuove generazioni è che quando mio figlio magari a 18 anni mi dirà: spero di no, papà, voglio andare a vivere all'estero, me lo dirà per scelta e non perché questo paese non ha più niente di offrirgli. Questo è l'obiettivo, dare la libertà di scegliere alle nuove generazioni. Grazie davvero. Grazie Alfonso. Adesso è la parola ai candidati per le presentazioni, giusto una piccola nota che riguarda tutti. I nostri candidati sono stati selezionati attraverso delle elezioni a cui hanno potuto partecipare tutti gli iscritti al Movimento 5 Stelle. A me piacerebbe le succitate, ricordate Picerno o Moretti, che sono candidate del PD alle elezioni europee, chi cazzo le ha votate? Grazie. Ciao a tutti, io mi chiamo Cristiano Ripoli. Allora, io ho lavorato diversi anni in Europa, in diverse agenzie dell'Unione Europea, e appena sono venuto via, perché ho avuto sempre contratti da precario ovviamente, 6 mesi, 1 anno, 3 mesi, 4 mesi non pagato, poi ricominciavo, ho cominciato a fare meetup, per spiegare a tutti quelli che conoscevo del Movimento 5 Stelle cosa succedeva in Europa, perché nessuno ci dice di quello che succede in Europa. E mi sono reso conto di come sia giusto tutto questo leggendomi l'altro giorno il discorso di addio di Barroso, che vi consiglio di leggere, che in breve sostanza dice: voi dell'Europa non vi dovete preoccupare, ci pensiamo noi burocrati, ci pensiamo noi altri funzionari, per i prossimi anni non vi interessate per quello che succede in Europa, va tutto bene, l'euro va bene, l'Europa va bene, avremo un grande futuro, ci vuole ancora più Europa. Ecco, questo non è accettabile, questo non è accettabile per il semplice motivo che non è assolutamente così. L'Europa può funzionare, è vero, ma non può funzionare con la gente che abbiamo adesso. Non può funzionare con la gente che abbiamo adesso, non può funzionare con gente che permette che un trattato come il trattato transatlantico, che ci fa regalare le ultime cose d'Italia agli stranieri, passi in silenzio. Non ci dicono niente di quello che succede a Bruxelles, non ci dicono niente, perché se ce lo dicessero noi diremmo no, ed è quello che diremo andando adesso in Europa. Noi diremo no, semplicemente no.
ma non, io li capisco in fondo, perché non hanno una gran colpa. Da una parte loro sono nominati dai lobbisti, e quindi devono render conto soltanto ai lobbisti. Quello che gli viene detto loro lo fanno, quello che non gli viene detto ai lobbisti loro non lo fanno. Questo è il loro mestiere, vengono pagati abbondantemente per questo. Dall'altra parte stiamo parlando di persone che non sono persone competenti. Loro quando vedono qualche misura non la capiscono, e non capendola non intervengono. Ecco, io sono sicuro che tutto questo cambierà, perché il sistema che abbiamo avuto fino adesso, il sistema di silenzio, il sistema di non dire niente agli italiani di quello che succede in Europa, il fatto di non dirci che noi abbiamo dei fondi a disposizione per le imprese qua sul territorio, le imprese che stanno chiudendo hanno diritto a degli stanziamenti, uno che vuole fare un'impresa nuova ha diritto a dei fondi, a dei finanziamenti europei che gli altri paesi si prendono e che noi paghiamo. Noi di questi soldi non ne facciamo nessun utilizzo, li lasciamo lì, preferiamo restituirli indietro. Noi le leggi che ci potrebbero aiutare non le facciamo attuare in Italia, preferiamo subire delle procedure di infrazione, tanto i soldi della procedura di infrazione li paghiamo tutti noi, uno dopo l'altro. Io ne ho visti molti di casi di questo genere, quindi molto, sì, esatto. Molto brevemente, quello che faremo dopo il 25 di maggio è cambiare completamente l'approccio dell'Unione Europea, per diventare un'Unione Europea al servizio dell'Italia, non un'Unione Europea fine a se stessa. Quindi vuol dire andare lì e fargli fiato sul collo a questi personaggi tutti i giorni, prendere tutti i documenti che hanno scritto, metterli in piazza e far vedere chi ha fatto e cosa. E vi posso garantire che in molto breve tempo molte cose cambieranno. Le mie sono soltanto parole, poi dal 26 ci saranno i fatti di chi sarà là. Ciao! Ok, ciao a tutti, io mi chiamo Danilo Savari e come le altre ragazze sono dei candidati portavoce all'Europeo. Io sono 32 anni, sono di Piombino, mi sono laureato a Genova in scienze internazionali diplomatiche e sono uno di quelli che se n'è andato dall'Italia. Io per opportunità, ho avuto l'opportunità di andare in Spagna, di fare un master in commercio estero, di lavorare in Finlandia all'ambasciata spagnola, e ora è dal 2008 che vivo in Spagna, dove lavoro in una cooperazione svedese. Perché alla fine, essendo stato tanti anni fuori dall'Italia, il movimento non ho mai potuto fare attivismo locale, attivismo sul territorio. Io tanti ragazzi alla fine li ho conosciuti ora, però il movimento l'ho sempre visto da lontano, l'ho sempre visto dal computer alla fine, che è la forma in cui è nato. Quindi ho avuto l'opportunità prima con questo spettacolo di Beppe Grillo, che mi incuriosì, poi con Leggendo il Blog, e alla fine vedendo questi meetup che nascevano sul territorio, nacque anche un meetup a Madrid all'epoca, che poi si sciolse quasi subito. L'ho visto presentarsi alle elezioni e avere questo risultato straordinario che conosciamo tutti, no? delle elezioni politiche. Ora, è stato qualcosa di straordinario, perché come dicevano gli altri, a livello mediatico del movimento o non se ne parlava mai, come prima, o se ne parla sempre in un certo modo, come si fa oggi. Però l'informazione sul movimento, io, avendola presa da lontano, non l'ho presa né dalla televisione, né dal telegiornale, né dai giornali la mattina. Questa forse è stata una delle ragioni per cui ho avuto l'opportunità di interessarmi al movimento, perché io sono convinto che qualsiasi persona che ha l'informazione obiettiva smette di dubitare. Ora, io, come tutti noi, nella nostra vita abbiamo fatto le nostre scelte politiche, abbiamo dato i nostri voti a un partito, a un altro. Ora ci troviamo qua perché siamo stati incuriositi da qualcosa di diverso, che non è un partito, anche se ci cerca di farlo sembrare sempre il nuovo partito, no? Quando non è questo. Io, per anni e anni, abbiamo dato un voto a un partito pensando che forse prima c'era, no? Il difensore del lavoratore, il difensore di una parte della popolazione, di un'altra. Io penso che i difensori della gente non ce ne siano praticamente più fra i partiti politici, sono i difensori degli interessi, i difensori di chi li finanzia questi partiti, questi sono gli interessi che si difendono. Gli interessi dei cittadini li possono fare solo i cittadini, ed è per questo che il movimento è importante. Il movimento siamo cittadini, sono io, sono Marco, sono loro che vengono qua senza auto blu, senza scorte, io ne ho viste, se ce ne sono ditemelo, perché forse sono ingenuo.
se non le facciamo noi i nostri interessi, saremo sempre destinati a subire gli interessi di altri, in Italia e in Europa. In Europa, perché è importante che il movimento entri in Europa? Perché l'Europa è forse è nata con no, i suoi buoni propositi, questa comunità europea, l'alleanza di civiltà, ci aiutiamo fra di noi, noi andiamo a votare con la crocetta sul simbolino, abbiamo il nostro rappresentante, poi il nostro rappresentante la maggior parte delle volte neanche ci va in Europa. Le decisioni si prendono con le lobby, nelle stanzette, si va, si vota, l'indicazione di partito e tutti contenti. Poi noi ci troviamo con questi accordi firmati, con questi fiscal compact, con queste taglie alla spesa, nessuno ha detto mai niente, noi non abbiamo mai avuto l'opportunità di dire la nostra su questo, perché nessuno ci ha mai informato, siamo sempre trovati dopo, quando l'Europa ci ha chiesto, quando la decisione è stata presa. Ora l'Italia è un paese forte in Europa, io mi sono sempre chiesto perché facciamo sempre, non chiediamo mai, io non ho mai visto la notizia, l'Italia chiede all'Europa di mai nessuno chiede un cazzo, ora io penso che sia arrivato il momento di chiedere qualcosa, perché è giusto chiedere qualcosa, gli altri chiedono, seguono i loro interessi e noi dobbiamo smettere di seguire i loro interessi. I politici che abbiamo mandato fino ad oggi in Europa fanno interessi dei partiti e di chi è dietro i partiti e noi siamo costretti sempre a subirli. Io faccio una considerazione, forse un po' stupida, forse sono ingenuo. Qua, l'ho detto prima, tutti abbiamo votato questi partiti politici con la speranza, abbiamo dato speranza. Io penso che è difficile cambiare, sono sicuro che è difficile cambiare per chi per 40 anni ha dato sempre lo stesso voto, per chi si fida dei partiti, però quando poi vai a vedere la domenica mattina al bar, ci lamentiamo sempre. Ora, lamentarsi forse è lo sport nazionale in Italia dopo il calcio, però finalmente c'è l'opportunità di smettere di lamentarsi, di partecipare, di farle le cose, di essere attivi nelle cose che succedono. Se continuiamo a dare il voto agli stessi, non abbiamo più la ragione di lamentarci, perché siamo parte del risultato. Dobbiamo cambiare tutti, questi vicini e quelli lontani, che invito ad avvicinarsi, ad essere curiosi come tutti gli altri. Invito ad essere curiosi, non chiedo il voto di nessuno. Andate ad informarvi, l'informazione sempre passa alle stesse notizie, qua veniamo, si parla di contenuti, informazione su internet, ma i mezzi di comunicazione parlano sempre lo stesso, parlano sempre di quello che è facilmente criticabile, no? Parlano di quello che la persona che ha formato questo movimento, grazie a cui il movimento esiste, parlano di Beppe Grillo, che si esprime nella sua forma di esprimersi, riportano la frasetta che ha detto di un discorso di 20 minuti e creano la critica. Riportano l'immagine dei portavoce in Parlamento ammanettati che fanno scena, ma non si spiega il perché si sono ammanettati. Ora, se le cose non si spiegano, sono destinati a seguire, e loro si stanno provando a farci seguire la storia, non quello che è successo per sempre. Per questo è importante informarsi su quello che succede. Si fa terrorismo sul movimento, il movimento vuole uscire dall'euro, i mutui saliranno, siamo fascisti come il Front National di Le Pen. Non siamo fascisti, siamo persone, siamo qua, e invito a chi lo pensa di essere curiosa, di avvicinarsi e di vedere perché si discute di euro. L'Europa è cambiata, non è più quella che era nell'immaginario dei fondatori. L'Europa è un'altra cosa, in cui i cittadini italiani non hanno avuto nessuna voce in capitolo. A partire dal 25 maggio la voce in capitolo l'avremo, perché il movimento le vincerà queste elezioni, e quando le avremo andremo a ridiscutere quello che non abbiamo mai avuto l'opportunità di discutere, e lo discuteremo tutti insieme, come il movimento ha fatto fino ad ora e continuerà a fare. Quindi per favore continuate ad informarvi, fate che le persone che vi sono vicine si informino, perché la persona informata il voto lo dà al movimento giusto. E grazie. Grazie. Ci ha appena raggiunto un altro candidato, Matteo Dalla Negra, che si presenta. Ciao, scusatemi per il nome Matteo, che è un po' nefasto recentemente.
però abbiamo visto che comunque ci sono altri tre Matteo in Toscana con meno di 30 anni che sono candidati sindaci con il Movimento 5 Stelle qui in Toscana, uno a Cortona, uno a Montelupo e uno a Borgo San Lorenzo. E niente, io sono di Grosseto, sono del Movimento 5 Stelle Grosseto e sono un bancario. No, aspetta, spiego. Faccio il cassiere. Avevo iniziato male perché feci il concorso in banca, ci spararono quattro di noi, ci spararono su a Milano e ho lavorato 10 anni sui mercati finanziari internazionali in derivati, poi nel Forex e nel money market. Poi però ho visto un po' di cose e sono venuto via, ho rinunciato alla carriera, sono tornato a vivere in Maremma dopo 10 anni e faccio il cassiere. Sul conto corrente ve lo dico, c'è solo la prossima rata del mutuo. Li tolgo tutti, perché per me l'economia dovrebbe essere completamente definanziarizzata con le cose che ho visto e le banche non dovrebbero nemmeno essere delle società per azioni. Il fine ultimo di una banca non può essere l'utile per l'azionista, dovrebbe essere qualcos'altro. E a Milano ho visto delle cose, ho visto ad esempio tutti i giorni sul computer vedevo la Banca Centrale Europea che dava decine di migliaia di euro, le prestava pochissimo alle banche commerciali e le banche commerciali guadagnavano acquistando i titoli di Stato. Allora ho capito che lo Stato era costretto a indebitarsi prendendo a prestito questa moneta, l'euro, dalle banche commerciali, perché la Banca Centrale Europea le dava a loro e decidevano loro il prezzo. No? Quando uno dice perché il nostro debito pubblico continua ad aumentare, che poi anche lì è un discorso lungo perché il debito pubblico italiano aumenta perché paghiamo un sacco di interessi, ma se andiamo a vedere le cose come stanno, scenderebbe. Lo dice il Fondo Monetario Internazionale, considera il debito pubblico italiano il secondo debito pubblico più sostenibile d'Europa. Tant'è vero che negli ultimi 20 anni l'Italia ha chiuso con un avanzo di bilancio primario per ben 18 volte, ossia se noi togliamo gli interessi che paghiamo dal debito pubblico, negli ultimi 20 anni sarebbe sceso gradualmente da solo perché l'Italia incamera in qualche modo più risorse di quelle che spende. Queste cose non ce le dicono, queste sono informazioni che però corrono sulla rete e il Movimento 5 Stelle è uno strumento a disposizione dei cittadini che i cittadini utilizzando la rete possono in qualche modo raggiungere queste informazioni e utilizzarle. In questo momento, oggi, sabato, domenica, si stanno sicuramente da qualche altra parte in Italia, in questa capillare rete che si è creata, perché andiamo al voto addirittura con 600 liste quest'anno, ormai siamo dappertutto, si stanno sicuramente organizzando degli incontri pubblici, dei convegni, dei gruppi di lavoro che affrontano questi temi, l'economia, la finanza, ma anche il turismo, l'agricoltura, e quindi e qui con esperti, con persone che approfondiscono le informazioni che sono sulla rete, basta andarle a prendere. E allora cosa abbiamo visto? Ad esempio abbiamo visto una cosa riguardo il fiscal, poi io non vi ho detto nulla di me, io sono un attivista del Movimento 5 Stelle Grosseto da alcuni anni, vabbè, tralasciamo queste cose. Abbiamo visto ad esempio che il fiscal compact si può abolire rapidamente, anzi dobbiamo farlo, è uno dei 7 punti, no, per l'Europa del Movimento 5 Stelle, abolire il fiscal compact. Cos'è questo fiscal compact? Il fiscal compact è un accordo che è stato votato da tutti i partiti presenti ora in Parlamento, quando c'era Monti nel 2012, e che impone all'Italia di tagliare la spesa pubblica di circa 50 miliardi di euro all'anno per i prossimi 20 anni. 50 miliardi, 45, 55, comunque circa 50 miliardi di euro all'anno per 20 anni. È la dissoluzione dello Stato e sta gente non ce lo dice, firmano queste cose. Perché tagliare di una cifra simile per 20 anni la spesa in Italia vuol dire addio agli ospedali, alla sanità, l'istruzione, le pensioni, il welfare, tutto. E questa politica di rigore che è stata portata dal burattino Monti in Italia, e i mandanti sono lassù, è una politica di rigore sui conti pubblici che mira a far fallire gli stati per permettere chi comanda in Europa, le banche, i gruppi finanziari, le lobby, ci sono 30.000 lobby a Bruxelles, di fare man bassa di quello che c'è di pubblico, di sovrano, di far fare man bassa ai privati, al solo scopo di profitto. Abbiamo visto delle cose, perché ormai le cose si possono, se uno vuole andare a cercare le informazioni le trova. Abbiamo visto ad esempio che i paesi che sono andati in crisi per prima in Europa non sono andati in crisi per il debito pubblico. Le mie controparti erano la JP Morgan,
Goldman Sachs, HSBC, Deutsche Bank, Lehman Brothers, che è fallita, no? Negli Stati Uniti. Quando è fallita Lehman Brothers, e poi c'è stata anche contestualmente l'esplosione della bolla dei mutui subprimes, è iniziata la crisi, no? Dagli Stati Uniti, è arrivata rapidamente in Europa. Il primo paese ad andare in crisi è stato l'Irlanda. Sapete quant'era il debito pubblico dell'Irlanda? Primo paese europeo a risentire della crisi e a rischiare il fallimento. Qual era il debito pubblico? 25%. Noi abbiamo ora più del 130%, loro il 25%. Poi subito dopo vanno in crisi Spagna e Portogallo. Spagna debito pubblico 40%, Portogallo 60-65%, la metà del nostro. Quindi non è il debito pubblico. Qual era il problema di questi paesi? Perché sono stati i primi ad andare in crisi? Perché avevano un elevato debito, un elevato e crescente indebitamento estero, soprattutto del comparto privato, con le banche tedesche e olandesi, con le quali io ora lavoravo. Quindi non ci dicono le cose. Se uno va a vedere le bilance commerciali di questi paesi che fanno parte dell'Unione Europea, in pratica la bilancia commerciale ti dice se un paese sta esportando o importando e quanto sta guadagnando dall'esportazione oppure quanto si sta indebitando per importare. Da quando siamo entrati nell'euro, la Germania ha visto aumentare le sue esportazioni, questa curva, no? Le partite correnti si chiamano, aumentare in maniera esponenziale queste esportazioni. I paesi del periferici in Europa hanno visto un deficit perché importavano, ma la cosa impressionante è che il loro deficit era minore del guadagno della Germania, no? Però se si sommavano tutti insieme, Portogallo, Irlanda, Spagna, Grecia, la curva era esattamente speculare al guadagno della Germania. La Germania stava guadagnando esportando in questi paesi e facendoli indebitare, questi paesi stavano importando e stavano facendo debiti con le banche del nord Europa, in pratica. Allora, il Movimento 5 Stelle dice, nei 7 punti, poi se volete ne parliamo anche di qualcun altro, dice abolire il fiscal compact. Il fiscal compact si può abolire domani mattina perché non è un trattato europeo. Questa gente l'ha firmato, ma non è un trattato europeo, è un accordo minore tra stati, tra solo alcuni stati dell'Unione Europea, non tutti, precisamente tra 25 dei 28 stati, che va in contrasto col trattato sull'Unione. Questo è un trattato europeo, che recepisce il trattato di Lisbona e va in contrasto con l'articolo 126 del trattato di Lisbona, che a sua volta recepisce il trattato di Maastricht e va in contrasto con l'articolo 104c del trattato di Maastricht. E nel fiscal compact stesso c'è scritto che non dovrebbe essere applicato se va in contrasto con i trattati dell'Unione. Il problema è che sta gente in questo autunno vorranno metterlo nei trattati europei e quindi cercano di insistere su questa linea. Il 5 Stelle dice aboliamo il fiscal compact, aboliamo il pareggio di bilancio che fa parte del fiscal compact, dell'articolo 3.1 del fiscal compact, ed è stato votato anche dalla Lega, sappiatelo, la Lega con Salvini vanno in giro, no? Sì, l'hanno votato e l'hanno messo in Costituzione, articolo 81 e 117 nell'aprile 2012, ecco. E ora la mena, ma questa gente la mena, euro sì, euro no, vanno in giro con Claudio Borghi, no? Chi ha preso il famoso Claudio Borghi, l'economista Claudio Borghi, con le Bagnai, Rinaldi, questa gente qui, il Movimento 5 Stelle. E ora questi vanno in giro, poi senti, vai a vedere sul sito della Lega Nord, sito ufficiale, intervista Claudio Borghi, il primo step sarà l'euro a due velocità. Poi però Salvini dice, no, uscire dall'euro, no? Salvini si prende del fallullone in Parlamento Europeo da quelli della Commissione perché dicono lei, Salvini, l'italiano gli ha detto, lei non c'è mai stato qui a lavorare, ma cosa sta dicendo? Lei è un fannullone, questo zitto. Perché cosa sappiamo di questa gente? Io prima, cosa sappiamo di questa gente in Europa? Cosa ci dicono d'Europa, no? Che queste normative sono determinanti per influire su queste normative, è determinante perché hanno un impatto fortissimo poi su quelle che sono le normative nazionali e locali. Abbiamo le mani legate se non andiamo a modificare lì. Allora, ad esempio, abolire il fiscal compact, abolire il pareggio di bilancio, adottare gli eurobond significa spostare questa austerità sui conti pubblici che tanto la scienza economica dimostra che non serve e distrugge gli stati e basta, pretendere di rientrare così rapidamente nei debiti pubblici verso i parametri di Maastricht, che sono parametri politici e non scientifici. Il 60% non è un parametro scientifico. Gli economisti di tutto il mondo sono concordi a reputare il 100% essere un rapporto
degno di considerazione per valutare la sostenibilità o meno di un debito pubblico, e comunque dipende dagli altri conti fondamentali di quello Stato, della sua economia. Quindi il 60%, e semmai, se dobbiamo spostare il rigore, mettere dei paletti come questo 3% sul deficit di Maastricht, ragioniamo sulle bilance commerciali dei paesi, ragioniamo sui conti esteri, no? Perché se vogliamo fare come vuole il Movimento 5 Stelle, una vera comunità europea nel quale vengono tolte dal centro le banche, la finanza, è rimesso il cittadino, i suoi diritti, le comunità, il benessere del cittadino, allora forse dovremmo stabilire dei paletti tra i paesi per quel che riguarda il commercio, perché se io sono la Germania e lui è la Spagna e io esporto troppo e troppo a lungo verso di lui, di là quest'altro paese, mio fratello, nella comunità sta importando troppo e troppo a lungo, si sta indebitando con le mie banche e alla fine avrà problemi, ma alla fine li avrò anch'io i problemi, perché sto finendo di segare il ramo sul quale mi sono seduto e ho guadagnato. E il MES è un esempio di questo fondo salva stati, il MES, no? Che in realtà è un fondo salva banche. L'Italia deve mettere 125 miliardi, 15 li ha già messi, 30 li sta mettendo, deve arrivare a 125, questo fondo con cui decidono se prestare soldi a tassi usurai alle banche che stanno fallendo, ai paesi in difficoltà, alle banche portoghesi, spagnole, ma non per aiutare la Spagna e il Portogallo, magari per permettere a queste banche di restituire i soldi che gli hanno prestato le banche del nord Europa. Con le nostre tasse noi stiamo salvando quelle banche là. È tutta una politica di questo tipo. Un altro punto fondamentale dei sette punti dell'Europa, del Movimento 5 Stelle, di cui si parla poco, sono i finanziamenti per le attività agricole e di allevamento finalizzati ai consumi interni. Per me, io personalmente, io non vi ho detto niente di me, io sono tornato giù, ho adottato uno stile di vita vicino alla decrescita, faccio gli orti sinergici, studio la permacultura, e mi interesso di apicoltura in maniera amatoriale con gli altri ragazzi a Grosseto. Per me l'agricoltura è la cosa più importante, perché comunque il vero oro non è l'oro o gli investimenti finanziari, l'oro è la terra che abbiamo sotto i nostri piedi. E a Grosseto stanno facendo, in Maremma stanno facendo, ma un po' in tutta Italia, centrali a biomasse che stanno nascendo come funghi. Allora, con quel punto lì, il Movimento 5 Stelle intende agevolare fiscalmente gli imprenditori agricoli che producono cibo destinato al consumo sul territorio nazionale, incentivando il consumo sul territorio nazionale del cibo prodotto in Italia. Ma per fare un intervento del genere, agevolare fiscalmente queste persone, devi andare a mettere mano sulle normative europee. Se no hai le mani legate da qui, e questo è determinante, perché l'Italia produce solo il 70% del cibo che consuma. Noi importiamo il 60% del pomodoro fresco, siamo il primo importatore al mondo di olio di oliva, cioè c'è qualcosa che non va. La metà del grano con cui ci facciamo il pane e la pasta italiani lo importiamo dall'estero. Il 40% della carne, il 40% del latte, poi magari il nostro lo buttano via. Allora non ce lo possiamo più permettere, no? E sti contadini o questi piccoli imprenditori agricoli non riescono più a vivere del frutto del loro lavoro, della loro terra, e sono costretti alla fine ad affittare migliaia di ettari di terreno fertile alle multinazionali che ci fanno energia in maniera industriale con le centrali a biomasse. Ma come la fanno? Coltivando in maniera dissennata, intensiva e pesantemente chimica, senza rotazione, derrate di mais, senza rotazione, e il risultato è l'impoverimento e la desertificazione del suolo, la depauperazione delle falde idriche, perché per fare il mais, e nelle zone costiere l'avanzamento del cuneo saline, dove arriva il salmastro, la terra non ci fa più nulla, stanno distruggendo l'oro che abbiamo sotto i nostri piedi. Questo è un aspetto, perché non se ne parla poco di questo punto, dei sette punti del programma. Poi vi volevo dire un'altra cosa, questi sono sette punti per cui ci batteremo, noi se andremo lì pretenderemo subito la cancellazione del fiscal compact, si possono fare queste cose, ve l'ho detto prima, ci sono i solchi giuridici sul quale agire, se non lo accetteranno incominceremo già da quest'estate a raccogliere le firme per il referendum per la permanenza nell'euro, e saremo anche forti dell'alleanza con i paesi mediterranei, anche per una politica economica comune, quindi ci sono punti correlati questi tra sé. Se
Però questi ragazzi, oltre a fare questo, i ragazzi che andranno su, questi ragazzi qui, saranno dei portavoce, esattamente come i vostri consiglieri comunali e come i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Il loro compito è quello di fare portavoce, cioè loro dovranno recepire le informazioni che vengono dal territorio e portarle lì, in quelle istanze, spalancare tutto, portare fuori tutto e portare lì. Quindi dovranno fare questo. Io mi scuso se ho preso un po' di tempo e passo la parola agli altri ragazzi. Grazie. Ciao a tutti, io sono Marco Di Gennaro, sono di Massa, molti di voi mi conoscono, attivista dal 2007 e io vi volevo parlare soprattutto dell'emergenza, veramente abbiamo un'occasione importantissima da sfruttare e vi chiedo veramente di parlare con tantissime persone il più possibile. L'emergenza è che, appunto, come dicevano anche i ragazzi, sono in discussione proprio in queste settimane alcuni accordi, alcuni trattati che, se veramente approvati, ammazzeranno la nostra economia, uccideranno la biodiversità. Prima Cristiano parlava del trattato transatlantico, ce n'è un altro con il Canada. Per ampliare ancora di più dei mercati e quindi liberalizzare ancora di più, possono minare, introducendolo, possono minare il principio di precauzione per addirittura l'agricoltura, che è una cosa importantissima per la nostra economia. Quindi potranno liberamente circolare gli OGM. Poi un'altra questione riguarda i diritti nostri. Noi nel 2011 siamo andati a votare per dei referendum, si parlava di beni comuni, di acqua, al nucleare. Ebbene, vogliono proporre un ampliamento del piano nucleare a livello europeo. Quindi veramente le lobby si organizzano, sono le lobby, la criminalità si organizzano e ora hanno sede anche a Bruxelles. Noi potremmo vigilare anche, quindi andando là dentro, potremmo vigilare sulle nuove mandate di fondi europei. Si apre appunto adesso l'erogazione per il nuovo settennato 2014-2020, quindi decine di miliardi di euro, che spesso in Italia, a parte che si concentrano sempre in 70% in tre regioni italiane, a Sud Italia. Quindi insomma c'è una questione appunto di vigilanza, insomma di far spenderli e spenderli bene questi fondi. Questo è la nostra provincia, ovviamente è un territorio ultradepresso, quindi potremmo fare tanto con queste risorse. Quindi bisogna aiutare anche le amministrazioni alla progettazione, quindi per l'accesso. Un'altra questione riguarda appunto, come dicevo prima, i beni comuni. Qua abbiamo il tema centrale delle cave, delle spiagge. Quindi si sta portando tutto verso una mercificazione totale, quindi un profitto a danno di pochi, con risorse che spesso non sono rinnovabili, quindi a discapito delle comunità. Quindi c'è da portare a queste questioni anche all'interno del Parlamento europeo, ma senza andarci veramente con convinzione, senza portare, insomma, senza fare interessi come camerieri, come abbiamo fatto fino adesso. Domani il PD sarà alle cave a mangiare dai padroni del marmo. Quindi veramente siamo in emergenza. Purtroppo l'economia va tutto velocemente, tutto finanziarizzato, appunto c'è da tornare all'economia e si stanno accelerando. Ovviamente in Europa ci temono, mi dicevano che all'estero molti programmi di vari porta a porta, quindi vari programmi di approfondimento, parlano del Movimento 5 Stelle come una minaccia seria e concreta. Quindi noi speriamo ovviamente che oltre al Movimento 5 Stelle entreranno anche altre forze nel Parlamento Europeo che finalmente abbiano un pensiero diverso dal pensiero unico imperante che appunto ha mercificato tutto. Quindi noi veramente siamo fiduciosi e... Io ho spento il microfono. Siamo fiduciosi e quindi vi invito veramente a parlare con più persone possibile. C'è una disattenzione a livello mediatico, ovviamente, noi ci insabbiano sempre. Quindi veramente parlate con le persone, fateli capire l'emergenza, anche democratica, questo non l'ho detto prima,
il Parlamento europeo non ha neanche il potere legislativo. Il potere legislativo ce l'ha la Commissione europea, che è formata da nominati dai vari stati. Quindi veramente anche una questione di presidio democratico, fare appunto chiaramente un organismo senza un controllo democratico non fa gli interessi collettivi, e questa abbiamo la dimostrazione nella quotidianità. Io faccio parte anche del gruppo sanità della regione Toscana, del movimento ovviamente, abbiamo analizzato le varie questioni sanitarie anche locali, ovviamente dal buco alla questione dello smantellamento della sanità in favore dei nuovi ospedali, tra quali appunto il NOA. Quindi anche questa mega operazione finanziaria tramite project financing, tra l'altro è uno strumento introdotto in Italia da una normativa europea, solo che è stato recepito in Italia in modo che è totalmente sbilanciato verso il privato. Quindi il privato, a fronte di un investimento neanche proprio, perché lo prende a debito con garanzie pubbliche di regione e di ASL, quindi il privato con questo investimento di 600 milioni sta costruendo 4 mega ospedali che garantiranno un ricavo di 2 miliardi e mezzo di euro, quindi 600 milioni, 2 miliardi e mezzo di euro. Si autoappalterà i servizi non sanitari delle varie strutture, quindi tra l'altro con la questione che riguarda anche il diritto del lavoro, perché saranno tutti appalti a cooperative. Si parla ad esempio un'imposizione di pulire le stanze in meno di 3 minuti per fare appunto profitto, quindi veramente a scapito appunto della qualità dei servizi. E poi il problemone è che la sanità territoriale invece ha subito tagli, e l'organizzazione che, o meglio la non organizzazione che è programmata, di fatto crea veramente enormi emergenze sociali e sanitarie. Quindi c'è da andare in quella istituzione, accendere i riflettori sulle questioni che hanno affossato anche il nostro paese, quindi con autorevolezza e determinazione, e aiutare anche l'Italia, perché purtroppo non bastano, il governo purtroppo non ha mai recepito le istanze popolari dei cittadini. Quindi noi veramente abbiamo questa funzione, noi saremo dei portavoce, saremo dei tramiti, però con l'intelligenza collettiva che sapremo ovviamente utilizzare al meglio, con tutti gli strumenti di cooperazione che il movimento adotta e adotterà. Quindi abbiamo questa occasione, io vi invito appunto a portare la gente a votare, perché è troppo importante per noi e per le nostre generazioni future. Vi ringrazio e vi saluto. Allora, grazie Marco, che era l'ultimo dei candidati che si presentavano oggi. Giusto una piccola nota, ringraziamo anche la stampa che non ci ha pubblicato il comunicato che annunciava la giornata di oggi a proposito di emergenza democratica. Adesso una parola al consigliere De Pasquale. Prima del capogruppo, wow. Allora, visto che faccio parte della commissione marmo, parliamo di marmo, torniamo un po' indietro nella storia, arriviamo al 1927, siamo in epoca fascista, viene approvata la legge mineraria, che è ancora oggi in vigore. Questa legge prevede per il comune di Carrara l'emanazione di un regolamento per gli aghi marmiferi da approvare nel 1928. Questo regolamento verrà approvato soltanto 60 anni dopo, e ci sarà un perché. 60 anni dopo la regione poi lo tiene nel cassetto e questo regolamento va in cavalleria. Successivamente viene ripresentato un nuovo regolamento nel 94 con la Fazzi-Contigli, e stavolta viene approvato sia dal Consiglio Comunale che dal Consiglio Regionale. Quindi di fatto è il regolamento degli aghi marmiferi finalmente che la legge prevedeva dal 1928. Successivamente la Corte Costituzionale emette una sentenza che riguarda indirettamente anche questo regolamento,
Che cosa dice la sentenza della Corte? Dice una cosa banalissima. Dice che tutta la giurisprudenza, tutta la legislazione anteriore al 1927, quindi preunitaria, è abolita. Detta così potrebbe anche essere una cosa banale. In realtà significa una cosa ben precisa. Significa che tutti gli agri marmiferi nel comune di Carrara appartengono al comune di Carrara, quindi non esistono le cave private. Bene, che cosa hanno fatto i nostri amministratori? Indovinate? Niente, assolutamente niente. Benissimo, e quindi hanno continuato dal 95 ad oggi, se non vado errato, sono passati circa 20 anni. In 20 anni circa non hanno fatto assolutamente niente, anzi, hanno commissionato dei pareri, hanno chiesto pareri a docenti, avvocati, esperti di diritto. L'ultimo giusto è arrivato un mesetto fa ed è stato consegnato alla stampa nei giorni scorsi, in cui si ribadisce che cosa? Sempre le stesse cose, che le cave appartengono al comune. Quindi abbiamo speso soldi in una cosa assolutamente inutile. E qual è il problema? Il problema è che ancora c'è qualcuno che alle cave ritiene di avere le cave in proprietà, perché per poterle gestire ha sganciato qualche milioncino di euro. Che cosa abbiamo ottenuto noi da questa chiamiamola compravendita di diritti? Assolutamente niente. Ora c'è l'ulteriore passo. Il sindaco proclama a tutti i venti che se anche con questi pareri possiamo finalmente stabilire che le cave sono tutte di proprietà pubblica, non ce n'era bisogno, l'abbiamo detto, e quindi che cosa fa? Fa esattamente l'opposto, cioè la giunta ha approvato una delibera qualche mese fa. In questa delibera si fa esattamente il contrario, cioè in questa delibera il sindaco, un tal Angelo Zubani, non so se vi dice qualcosa anche voi, dice, sottoscritto, perché l'ha sottoscritto nel 2009, va bene? In questo accordo del 2009 vengono riconosciute alcune cave come cave private e nel marzo di quest'anno decide di andare ad applicare questo accordo del 2009. Quindi da un lato chiede il parere per avere l'ulteriore conferma che queste cave sono pubbliche, dall'altro fa esattamente la cosa opposta. Detto questo al vice sindaco, ovviamente in commissione Marmo ha fatto i salti mortali per rispondere senza rispondere, fatto sta che oggi siamo ancora in questa situazione. Sono circa 20 anni che dobbiamo rientrare in possesso di queste cave, che sono a tutti gli effetti cave nostre, ma ancora oggi il sindaco si indirizza da tutta un'altra parte. Valutate voi che cosa bisogna fare. Grazie. Buonasera, sono Matteo Martinelli, sono uno dei tre portavoce in Consiglio Comunale del Movimento 5 Stelle. Sono entrato in Consiglio nel 2012 assieme a Federico e a Francesco. Sin dal primo giorno in Consiglio noi abbiamo cercato di fare quello che avevamo detto in campagna elettorale, cioè essere veramente dei portavoci dei cittadini nelle istituzioni. E in parte ci siamo riusciti, il nostro lavoro viene costantemente rendicontato in assemblea tutte le settimane e abbiamo portato numerose interrogazioni, mozioni, ordini del giorno che arrivavano direttamente dalla popolazione. Questo è quello che secondo noi il Movimento 5 Stelle deve fare quando entra in una qualsiasi delle istituzioni di questo Stato. Noi abbiamo cercato di fare un'opposizione dura su alcuni temi, quello che ricordava prima, di cui ha parlato Francesco, il tema delle cave è sicuramente uno di questi. Un'opposizione dura volta a svelare a tutta la cittadinanza quello che succede nel Palazzo Comunale, in parte a loro insaputa, perché come abbiamo detto finora parte della stampa è assolutamente responsabile del silenzio che circonda questi temi. Abbiamo cercato però anche di essere comunque costruttivi e di portare avanti alcune battaglie in modo congiunto con la maggioranza, laddove ritenevamo che alcuni temi erano talmente di buon senso che tutto il Consiglio, tutta la Giunta poteva in qualche modo seguire quello che andavamo a proporre
e quindi si potesse veramente fare un lavoro comune insieme. E forse siamo stati troppo ingenui in questo, forse su alcuni temi non siamo stati abbastanza incisivi. Io, l'ultimo episodio che abbiamo dovuto vedere è la nomina di un venditore di slot machine di videopoker alla guida di Apofarma, l'azienda comunale che si occupa di servizi sociali, nonostante una mozione presentata in consiglio comunale dal movimento, poi abbiamo accettato di ritirarla e l'abbiamo fatta pronunciare con parole diverse al presidente della commissione attività produttive, affinché, come vogliono loro, la cittadinanza non sapesse che era il movimento che portava avanti quella battaglia. Tutto questo ovviamente è finito a niente, tutto questo il PD ha preferito mettere un suo tesserato alla guida di un'azienda, ha preferito fregarsene di quello che gli ha detto il consiglio comunale, andare avanti con arroganza su una nomina che non è stata condivisa da nessuno. Ho visto consiglieri comunali del PD rossi di vergogna per quella nomina, e alcuni di quelli, e mi dispiace veramente aver letto sul giornale le parole del presidente della commissione sociale che difendeva quella nomina fino in fondo, ma del resto è un pitino e da un pitino non ti puoi aspettare altro che difenda anche l'indifendibile. Questo è quello che noi cerchiamo di fare. Io spero che in qualche modo la popolazione di Carrara lo apprezzi e che continui. Voi ci avete permesso di entrare in consiglio, noi siamo la prima forza di opposizione in consiglio comunale, siamo diventati la prima forza politica a Carrara alle recenti politiche alla Camera, abbiamo due, per la prima volta nella storia di questo comune, abbiamo due senatrici di Carrara che ci rappresentano. Io spero che alle europee ancora questa tendenza si confermerà e che il movimento diventerà stabilmente la prima forza politica di questa città. Io sono Federico, sia Francesco che Matteo hanno raccontato due degli episodi scabrosi di cui in questo anno siamo stati testimoni non silenziosi, come correttamente è stato ricordato, magari la stampa più di una volta ci boicotta, ci taglia le informazioni. Io sono anche, faccio parte della commissione sociale, mi collego al discorso di Matteo sulla nomina di Apofarma, azienda che gestisce le farmacie e si occupa di servizi sociali e sanitari. In commissione sociale più di una volta si era presa posizione ferma contro il gioco d'azzardo, contro la ludopatia, contro la dipendenza dal gioco compulsivo. Tutti i consiglieri di ogni forza politica avevano preso posizione contro le slot machine e il gioco, ma è bastata una nomina e una partecipata per farli rimanere in silenzio. Si potrebbe continuare con tantissimi episodi di cui siamo testimoni oculari in consiglio comunale, nelle commissioni. Anche per questo vi invitiamo a fine giugno, dove noi tre proveremo a raccontare ancora di più tutto quello che succede all'interno del comune di Carrara, e soprattutto raccontando quello che facciamo noi, perché la cosa importante che abbiamo visto è che molti consiglieri che siedono all'interno del consiglio comunale fanno ben poco e si sentono anche forti del fatto che non sono controllati, si sentono dei piccoli padroni. Abbiamo visto consiglieri comunali che arrivano in commissione alla fine, firmano e prendono i loro 50 euro di gettoni lordo. Non è tantissimo, però intanto questo dimostra la loro arroganza nei confronti della città. Vengono affrontati i documenti e più di una volta li becchi che sono a leggere il giornale o sono su Facebook, oppure si annoiano, oppure fanno finta di ricevere una telefonata e se ne vanno via. E al tempo stesso comunque hanno questa arroganza nei nostri confronti quando glielo facciamo notare. Io mi appello a tutti voi a provare a partecipare almeno una volta al Consiglio Comunale, perché capisco non si può reggere più di un Consiglio Comunale, perché prende male alle persone. Tante persone ci fermano, ci dicono: Abbiamo letto sul giornale, abbiamo guardato la diretta su internet, è veramente osceno quello che succede, ma vi prego, vi invito ognuno di voi a portare almeno due o tre amici ogni volta a vedere il Consiglio Comunale per rendersi realmente conto di quello che succede sulla pelle della nostra città. Grazie. Allora, io prima ho parlato poco, perché mi piaceva che uscisse quello che a Carrara il Movimento 5 Stelle ha fatto.
Allora, io con il sindaco Zubani non ho un grandissimo rapporto. Io penso di essere stata sui giornali che lui mi ha querelato per un discorso e quant'altro. Vabbè, io lo invito, io attendo ancora ad incontrarlo. Il signor Zubani spesso si presenta nei palazzi a Roma per incontrare il signor senatore Lucio Barani, profondo socialista che ad Aulla ha fatto una statua a Bettino Craxi, ha intestato la piazza, ha fatto pagare quella statua con i soldi del comune di Aulla e quindi non viene a Roma a parlare con noi. Lui avrebbe un'opportunità grandissima a due senatrici che conoscono benissimo il territorio, ma non gli interessa. A lui interessa, come a tutto il PD toscano, quando noi urliamo della peste rossa, è verissimo. Noi siamo stati governati dalla peste rossa, qua c'era una credenza, era il PC, non esiste più. Quando si è passati a DS, poi al PD, hanno fatto le poltrone, i carrozzoni. Il governatore Rossi ultimamente ha deciso di acquistare 6 milioni di euro di vaccini dalla Novartis, che è stata comprata dalla Glaxo, che è accusata di dare le mazzette ai dottori e vuole vaccinare i bambini fino a un anno di vita. E questo vaccino è stato registrato a gennaio e ancora il bollino nero, ossia l'alert. Quindi io vi invito, quando i dottori vi diranno di vaccinare i vostri figli, a informarvi, perché come sempre utilizzano i vari soldi, i vari vaccini e quant'altro in Toscana, che potrebbe essere un'eccellenza. Noi siamo una delle poche regioni che hanno lo screening neonatale e quindi riusciamo a individuare delle malattie metaboliche che porterebbero dei costi grandissimi e delle infermità ai bambini. Però dobbiamo sempre porre l'attenzione che su alcuni vaccini non sappiamo bene quali siano i risvolti negli anni, e il meningococco B, di cui lui ha comprato i vaccini, non è il responsabile esclusivo della meningite. Questo tenetelo bene a mente, perché ci sono studi che dimostrano questa cosa, e lui sta facendo tutto questo perché alla Novartis ci sono 800 contratti a tempo determinato e lui si sta continuamente comprando dei voti con i soldi della Toscana. Questo io continuo a ribadirlo. Lui si è presentato a Piombino con un accordo che è vuoto, cercando di convincere i lavoratori di Piombino per la Lucchini. In quell'accordo lì non c'è scritto nulla, è come l'accordo con la Eaton, è vuoto, i dipendenti della Eaton sono a casa e lui viene e fa la bella faccia. Allora, questa peste rossa che per 20 anni noi abbiamo subito, dobbiamo cacciarla. È lì che a noi serve il vaccino contro il PD, e l'unico vaccino contro il PD è il Movimento 5 Stelle. Grazie. Ok, direi che questo è l'ultimo intervento, dobbiamo restituire le casse a chi gentilmente ce l'ha prestata, quindi ringrazio tutti per essere stati con noi, arrivederci. Con uno vale cura, con uno vale cura.